Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, dal Comandone Veneziano, siamo solo Truck Simulator 2, raga, in attesa di GTA Online, perché purtroppo ancora non posso giocare, perché maneggia. Ho fatto fare un viaggetto con Eurotruck da Praga a Parigi, quindi un viaggio anche lunghissimo, 941 km, e andiamo con il mio camion cazzottissimo, come in nave Scania, e si gode. Ok. E andiamo, Comandone. Col mio volantino. E andiamo verso Paris. E andiamo verso Parigi. Verso Parigi. Sarà un viaggio bello lungo, ragazzi. Un classico viaggio comendiano. Aspetta che adesso però che ho il terrore. Ho il terrore dell'audio, perché con FIFA veramente. Allora vai. Buono. Mettiamo così, ecco, non vi dovrei essere che problemi, era per sicurezza, e ciao. Buono. Guida. Guida. Guida il camioncino. Ok, non sento un cazzo, però va bene. Ho visto che è uscita anche un'espansione, ragazzi, con praticamente... ci sono nuove città in Ungheria, Slovenia, Polonia, veramente belle. Però, ragazzi, ho speso troppi soldi con gli ultimi giochi, quindi adesso per un bel po' il comandone è a riposo, perché fiori ho speso veramente tanto, avevo messo lì i soldi proprio per i giochi, però adesso basta, perché sono veramente le dure. Infatti volevo prendere anche Rise of Phoenix, ma devo aspettare, perché veneziano non può non giocare a quel gioco. Ragazzi, chiaramente aspetto commenti per capire se il gioco va bene, se non ha scatti io non ne vedo, però sono maniaco ogni tanto, chiaramente su questi giochi c'è lo scattino, perché nei giochi, nei simulatori è così, lo sappiamo. Però insomma, se non dà fastidio, insomma, voglio un commentino, che se non dà fastidio, insomma, ci tengo a avere sempre un video perfetto. Boh, qua come siamo messi a benza? Benza di merda siamo messi. Devo andare a fare benzina appena trovo un distributore, vado. Che bello quel volante, raga, non ho messo la webcam perché non ce l'ho. Ce l'ha il buon Bode. E niente. Comunque, ragazzi, per 10.000 iscritti pensavo di fare una cosa un po' carina, adesso vediamo. Quando ci arrivo, insomma, non ce la farete tanto, sapete che non è questo l'obiettivo primario del comandone, è l'obiettivo primario di dominare il mondo, quindi un obiettivo abbastanza nel cazzo. Certo che solo Truck Simulator, che è un gioco, diciamo, un po' statico rispetto agli altri, proprio tiro fuori le cagate più incredibili, veramente. Nell'albo d'oro comandiano forse lo Truck è il gioco che mi fa vaneggiare di più. Oh, aspetta, no, non c'era Benz, però. Solo il parcheggio, niente da fare. Vaffanculo, va. Quanto ho? 266 km di autonomia, poco. Speriamo di trovare presto un benzinaio, se no so cazzi. È un gioco da veramente da 30 anni, ero track, l'ho mollato un po' sto gioco. Non altro, ci sono troppi giochi, cioè non c'è niente da fare. È veramente una... cioè, tra GTA, tutti quelli che sono usciti, poi lasciamo perdere. Faccio una pippa io in stop con tutti i giochi che ho. Ok, sarà un viaggio bello lungo. Però mi prendo 30.000 euro, che non sono pochi, 265 km di autonomia, molto male. Molto, molto male. E vabbè, ma noi ci siamo con il nostro camioncino meraviglioso. Ah, certo che mi fa un po' strano guidare una macchina, un camion così lentamente. Ho appena finito di giocare a GTA. No, questo sono, aspetta. No, cazzo, non sorpassare. Vecchio, no, non sorpassare a destra, però, ma grazie. Mamma mia. Dei tasti non mi ricordo più. Ah, ok, questi sono i fari, boh. Questo è il Terzi Christus. E si gode. Ok. Sì, però non sta piovendo, come da basta, ok. Molto bene. Ma dai, vaffanculo. 400 euro buttati via. Ok, ragazzi, abbiamo trovato un distributore e un parcheggio dove dormire, perché il nostro comendone è stanco e ha bisogno di fare benza. Vai che andiamo, vai che andiamo.
Mancano 816 km, quindi praticamente manca ancora tutto il viaggio. Frena stronza, ok, buono. E carichiamo, siamo ben pieni, quindi siamo tranquilli. E poi andiamo anche a dormire, così possiamo fare il viaggio in maniera tranquilla. Speriamo un po' di soldi, mettiamolo al massimo, così sono tranquillo, perché non coglioni. Buono. Ok, e si gode. Godimento puro. Adesso andiamo anche a dormire. Parcheggiamo. Occhio. Vai, come non ne parcheggia sta merda. Oddio, cominciamo adesso. Non è parcheggiato, stronza. Dai, che parcheggiato, porca puttana. Retromarcia. Cos'ha che non va? Voglio vedere che cazzo ha che non va. Ok, ciao. Dormi. Ti stai riposando un po'. Bene, è notte. Una classica notte come indiana. No. Retro. Vai di retro. Vai, gira sto cazzo di volante. E andiamo. Molto, molto bene. Abbiamo fatto il pieno, ci siamo riposati, adesso siamo pronti a dominare le strade della Repubblica Ceca e della Francia, di tutte le regioni, sì, le regioni, tutti gli stati dove passiamo. Ok, anche è meglio guidare di notte, c'è meno traffico, meno probabilità di far cazzate. Anche se il comandone è capace di tutto, quindi alla fine il comandone è capace di andare a sbattere anche da solo. Cosa c'è qua? Il controllo della velocità? Cazzo vuoi, oh, ma che cazzo vuoi? Quando cazzo vai? Ma qua c'è, passaggio. Ma qua c'è solo una, okay, zona di riposo. Che bello il cielo stellato. Siamo in Germania? Non ho capito, forse siamo in Germania. Adesso deve volare sto camion, eh. Ok. Ma che ci siamo. Sono potuto fare l'autostrada del sole, che è buia però. Mamma mia, comandone, come sei preso male, vecchio mio. Il mio consiglio è quello di non giocare a giochi troppo statici, perché se siete come il comendone, cioè dei vaneggiosi da competizione, poi ci sono i risultati, che spari cagate a nastro. Io l'ho sempre detto. Questa è la teoria comendiana forse più famosa. Però vorrei scrivere un libro, sinceramente, Le cazzate del comenda volume 1. Copie vendute zero, neanche io me lo compro. No, però a parte scherzi, non è facile giocare a Euro Truck con mentale, perché comunque essendo un gioco così, cioè, devi essere un abile sparatore di minchiate, perché sennò che cazzo puoi dire? E questo che un po' mi ha fermato nel continuare, perché dopo vediamo, insomma, sono curioso di vedere un po', visto che l'ultimo video l'ho fatto che avevo ancora 3.000-4.000 iscritti, vediamo adesso se può piacere sto gioco, magari posso anche riprenderlo un po'. Questa mi ricorda una missione di GTA, ma non voglio spoilerare niente, ragazzi. Il comandone non spoilera. Il comandone non spoilera niente. Però vabbè, però vi dico una cosa sul finale di GTA, c'è Tori Black. È ufficiale, Tori su GTA. Tori su GTA. Attenzione, comandone, sta attento, che qua rischiamo di fare il frontalone. Guarda che bella la luna, che notte romantica, mamma mia. Sono un po' eccitato, sinceramente. Saliamo un po' lo specchietto, perché uso gli specchietti, ma non li guardo mai, in realtà per me sono optional, da buon veneziano. Comunque l'espansione è molto bella, perché ci sono tante tante città in più. Sento che potevano mettere Venezia, però con l'arrivo al tronchetto, vaffanculo, portare il pesce a Venezia, sti stronzi. Devono fare un po' di città italiane in più, però. Vabbè,
Vari Roma, Venezia, Firenze, magari anche una a sud. È che non è che mi sono fatto pace, perché su Eurotruck Simulator 1 c'è una super patch tipo Mario, una roba così, con tutte le città del mondo, una cosa pazzesca. Sì, praticamente il gioco va a 3 FPS scarsi, però te lo godi alla grande, in slow motion. Tanto sto registrando dopo un pareggio del Milan schifoso con l'Ajax, mamma mia, c'è cioè, rigore regalato, che schifo, scusate, ma parentesi calcistica la dovevo fare su sto Milan, che sono proprio deluso. Berlusca, pensaci te, cioè, un ultimo regalo, cioè, una squadra competitiva almeno per, per almeno 5 anni, cazzo. Senti, bisogna rifare tutto, cioè, difesa disastrosa, non ne salvo uno in difesa, perché comunque Abate e De Sciglio ci sono forti, però sono comunque terzini, io parlo di difensori centrali, veramente, uno più coglione dest'altro, cioè, Mrs. Maxess e pensionato Zapata, mamma mia, possiamo perdere, forse il più forte di tutti è Bonera, quindi sono proprio bene il Milan, va bene, basta questa parentesi calcio perché se no mi viene da vomitare. 162 km dall'arrivo, sono dei tornantini un po' pericolosi ragazzi, eh? Tornantini un po' pericolosi, siamo sull'autostrada e siamo nei tornantini e si gode. Quei sorpassi sono duri, cazzo. Che no, coglioni però, che strada di merda. L'arrivo è previsto per le 14:26, sono le 7, manca ancora tanto. Manca ancora tanto. Preghiamo, preghiamo, fino alle cose illecite. Ragazzi, non fatelo mai questo, adesso io posso farlo che sono il gondolaro. Ma non fate queste cose perché sempre con guidare sempre con prudenza, fiori. GTA Aerotruck, fiori. GTA Aerotruck, e si gode. Bravo comendone. Speriamo di non beccare la pioggia, magari queste curvette sono è un po' pericolosa. Adesso mi passava sto camion prima in curva, c'erano cazzi miei, erano cazzi del veneziano. Erano proprio cazzi del veneziano. Che le luci non servono più. È un viaggetto bello lungo per ricominciare Aerotruck, viaggetto così me lo godo, farò video ogni tanto comunque ragazzi, perché questo è un gioco che ci vuole comunque tempo e sì, devo avere voglia di giocare perché se non ho voglia è difficile commentare questo gioco perché come già detto più volte è un po' statico e quindi rischio di dire cagate a nastro, che già ne sparo tante nei giochi non statici, quindi pensate nei giochi così. Oddio, cosa c'è qua? Frena, strozza! Mamma mia, che rischio veneziano, Fede. Questo è uno dei più classici rischi veneziani. Dai, dai. Dai, che devo andare dritto, che cazzo volete? Ah, figli della mignotta. Ragazzi, mi sono riposato ancora, così star più tranquillo per la fine del viaggio. Mancano 268 km e devo da pagare adesso. Adesso bisogna pagare. Ok, ci siamo. Ok, invio. Ho pagato e si va. Come siamo vicini, mancano 4 ore. Arrivo previsto per le 11 e un quarto, quindi bene, devo fare le manovre di sera anche. Sono pronto fino alle manovre comandiane, mamma mia, mi viene da piangere, solo a pensarci. Ok, siamo, ok, siamo già in Francia, chiaramente. Verso Metz e Rémy. Ok, attento, eccolo là, ecco la cagata, sapevo io. Madonna, come non sta ai camion come ristare la virginità, figo, cioè veramente. Vai. Dai, passa, passa, stronzoide, manco male che sei andata, dai. Meno male che è andata.
Ok, buono, siamo in autostrada. Abbiamo 869 km di autonomia con la benza, quindi tutto rego, me ne frego. 278 km all'arrivo, Arrivato, una grazie. pioggia, parapapa. Ragazzi, pioggia in France. Abbiamo beccato la pioggia, speriamo di non arrivare con la pioggia, però dai. Arriva il comendone, c'è essere solo, comunque c'è lo sereno, ok, verso Parigi. Vogliamo andare dritti, cerchiamo di non sbagliare strada, magari comendone, grazie. Sporo come cavi, 237 km, dai che ci siamo. Basta, non si vede più un cazzo, mettiamo anche i fari per sicurezza. Lampi, tuoni, fulmini e saette, porca puttana, non si vede un cazzo. Guarda che nebbione, pensiamo siamo in Valpadana o a Parigi, cioè perché veramente qua non si vede un cazzo. Che cazzo, mancano 15 km, no, fia, mi sono addormentato. Mamma mia, ho fatto la seconda parte di viaggio, un po' noiosa, autostrada piena do coglioni. Due maroni, vai che ci siamo, però adesso inizia la parte bella, raga. Inizia la parte come indiana, adesso pensa alla manovra come indiana, ma mi viene da piangere. Allora, sono andato anche alle 10, sono andato un po' prima rispetto al tabellone di marcia. Parigi, siamo a Parigi, Parì, Parì, la 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 la, Parì. Ok, chiaramente ho beccato il semaforo rosso. Ok, oh, che mal di schiena. Vai, garettone, figo, garettone con queste macchine francesi del cazzo. Ho trovato un'agenzia del lavoro. Che cacchio che c'è lavoro però. È pieno di agenzie, ma il lavoro scarseggia. Dai, semaforo del cacchius. Devo fare la manovra come indiana. Vai. E adesso siamo pronti a far cagate la la la. Ok. Ma non c'è la Torre Eiffel. Non me la fanno vedere la Torre Eiffel. Comunque. No, cazzo, rosso, 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 rosso. 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 Relativus. Ragazzi, venerdì F1 2013, l'ultimo gioco del comedone, poi riposo dalle acquisizioni di videogiochi. Sì, ciao, di videogiochi, perché, come detto prima, se il comedone continua così, veramente va in bancarotta, figli. Ho potuto fare anch'io come Trevor, Franklin e Michael. Siamo arrivati, freccia, andato per fare i fighi. E ci siamo, adesso ti spero di non tagliare parti e di far veloce perché voglio dimostrare che non sono una pippa. Vai, comandante. Qua devo dimostrare di non essere solo un gondolaro. Allora, ok. Vediamo quanto ci metto, sono proprio curioso. Allora, dobbiamo andare per di qua. Cominciamo subito a fare stronzate, molto bene, ci sono già tranquillo. Siamo sicuri che merda occhio al muro. Vai. Vai dentro, stronzoide. Vai dentro, stronzoide. Ti prego. No. È che forse ci siamo. No, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Ecco, guarda che manovra di merda che fa il comandone. Mamma, madonna, sono una pippa, fioi. E c'ho anche il volante, quindi ti richiami, ti vedrai un attimino meglio. Questa è colpa delle gondole, ragazzi. No, dall'altra parte, sveglia. Allora. Ok. Vai, comandone. Cazzala dentro. Cazza. Cazzala, cazzala. Cazzalo. Cazzalo. Merda. C'è niente da fare.
Dai come? Dai come? Ce la puoi fare? Ce la puoi fare? Uno su mille ce la fa, va. Addio Christiansen, la la la. La fine è che non arrivo neanche in tempo la consegna. Io perdo tipo 10 ore, cioè il viaggio dura un minuto, la consegna, la... No, sono coiola però, cioè... Sterza di più cazzo con quel camion della minchia. Oh... Ok, è che forse ci siamo. Ora le lucette me le godo. Dai. Sì, adesso sono troppo di là, no, fino a che 3 secondi e finisco con la manovra, eh. Perché non gioca neanche la tanto, dai, un po' di clemenza per il Comendone, che purtroppo non gioca da tanto. Dai che forse c'è... Niente da fare, ma si prova fatalità in mezzo sti due qua, cioè so che sfiga però. Vai dentro... Ah, ma ci siamo, me lo sento che ci siamo. Me lo sento, Fede, questo è il momento giusto. Questo è il momento catartico. Vai, cathartic moment. Mi stanno girando i coglioni, Sicuramente una professione che non potevo fare il camionista. È che ci sono. Ah, non me lo dà. Ma perché non me lo dai? Puoi darmelo, per favore? Dai, che mi dà bonus in più, cazzo. Tac, tac, tac. Adesso voglio capire perché non me lo dà, però. Ma puttana merda. Dai, sono là, cazzo. Ok. Siamo ancora un po'. Adesso entro con tutto. Calma, rilassazione, non so più che cazzo dire, Fe. Sì, vaffanculo, ottimo lavoro, la cagare, mamma mia, che do coglioni. Ok, danneggiamento, ma dove? Buono raga, quindi questo... Sono tornato sul track simulator finalmente, visto il comandone proprio esperto nelle manovre. E niente raga, ho saluto il comandone veneziano, prossima tappa vediamo, magari tra un paio di giorni registro un altro video. Comunque il lag mi sembra positivo, nessun lag, quindi sono tranquillo, comunque aspetto il vostro commento. Raga, ho saluto il comandone, manovrare. Comenda veneziano, lo youtuber italiano. Comenda veneziano, lo youtuber italiano.